nel 2023 saremo più sintetici. Eccoci qui ancora con Andrea Cova di Soulkey. Nello scorso intervento, Andrea, tu mi hai parlato della carne sintetica, come viene chiamata in Italia, no? Però in realtà non abbiamo ben spiegato di che cosa si tratta. Ce lo racconti tu, che cos'è questa famigerata carne sintetica che invece gli americani chiamano carne pulita, clean meat? Allora, intanto ciao a tutti e grazie per avermi riinvitato al collega Alex, come detto l'altra volta. La carne sintetica o clean meat o carne allevata in laboratorio, possiamo chiamarla come ci pare. Allora, che cos'è? Sostanzialmente, intanto da perché è nata e qual è lo scopo, poi arriviamo a che cos'è a livello pratico. È nata dall'idea di poter sostituire le proteine animali normalmente frutto di allevamenti, oggi nella maggior parte dei casi intensivi, con un qualcosa invece allevato, cresciuto in laboratorio. Allora, tu sai che adesso faccio una piccola deviazione sul mondo degli allevamenti. Tu sai che oggi c'è un grandissimo dibattito, ovviamente, su tutto il mondo green, impact, quindi come gli allevamenti stanno impattando e impattano sul nostro sistema mondiale, no? Quindi a livello di spazi occupati, inquinamenti, e poi ci aggiungiamo anche una grande battaglia che si fa negli ultimi anni legata al cruelty, quindi alla crudeltà allevare un animale per poi ammazzarle, macellarle, fargli fare intanto una vita molto infame. Le immagini dei grandi allevamenti di polli con gli animali ammassati li abbiamo visti tutti, purtroppo, no? Possiamo farlo anche col salmone o col manzo, è la stessa cosa. Bene, i cervelloni cosa hanno fatto? Hanno detto: ma cavolo, forse possiamo migliorare questo sistema. Cioè, l'idea è quella di non precludere il fatto di mangiare della carne, ma semplicemente produrla in maniera diversa, quindi partendo da una cellula staminale, quindi andando a prendere una piccolissima parte di tessuto muscolare connettivo da un animale, metterlo all'interno di un bioreattore, alimentarlo, quindi dandogli tutti i nutrienti di cui lui ha bisogno, dall'acqua, i sali minerali, le vitamine, le proteine, tutto quello che ha bisogno, e farlo crescere. Farlo crescere, tra l'altro, le staminali ti consentono di insegnare, consentono al biologo di insegnare a quella specifica cellula che cosa dovrà diventare. Staminali, sai che siamo pieni, tutti gli esseri viventi sono pieni di staminali e sono delle cellule nate neutre, e poi in base all'input che gli viene dato quelle diventano un qualcosa, diventeranno un fegato, diventeranno un polmone, il cervello, qualunque cosa. Ecco, benissimo, viene fatta la stessa cosa in laboratorio. Gli insegnano che deve diventare un filetto, quella cresce credendo di essere un filetto, la nutrono con tutto quello che ha bisogno, perché si chiama clean meat negli Stati Uniti, perché non c'è niente di sbagliato nella parte alimentare, nel senso che quella carne, essendo cresciuta e nata in un ambiente completamente tutelato e corretto, riceve solo la parte di nutrienti che ha bisogno, quindi senza antibiotici o mangimi sbagliati, cosa che invece è tipica negli allevamenti tradizionali, no? Questo è quello che consente di costruire, partendo da una cellula, una bistecca in cui grazie alla scienza puoi arrivare a controllare il punto di grasso, puoi arrivare a controllare il livello proteico, puoi arrivare a controllare il livello di vitamine, puoi arrivare addirittura a costruirla perché faccia bene a qualcosa. Cioè, tu potresti costruire un pollo molto carico di una data vitamina, per esempio, che può servire a qualcuno, o un salmone che contiene molto ferro e può servire a un'altra patologia, quindi può diventare quasi curativa se ben costruita. Chiaro che fa strano e da lì arrivano le polemiche, ma e allora gli allevatori cosa fanno? Ma non è una cosa naturale? Boh, cos'è naturale? Cioè, lì prendi una cellula, gli dai da mangiare, quella cresce, è naturale, sì, viene fatta in un bioreattore, è vero, però se vuoi è quasi più sicura rispetto al mangiarsi purtroppo un pollo allevato in maniera orribile, carico di antibiotici o siringato, che trovi al supermercato, perché potrei farti lo stesso ragionamento
sul vertical farming a questo punto. E anche il vertical farming è naturale. Tu prendi un semetto, lo metti all'interno di una cosa che non è terra e lo alimenti con un'analisi scientifica di che cosa lui ha bisogno per crescere in maniera sana, poi lo tagli e lo metti in una bustina, quindi vuol dire che quella rucola è meno naturale o fa meno bene al corpo rispetto a quella che sta in un campo irrigata con n prodotti chimici o in un terreno che non è assolutamente neutro. No, quella fa sicuramente meglio. È un'evoluzione e qua dobbiamo prepararci all'evoluzione e non possiamo essere spaventati dal cambiamento, perché il cambiamento è fondamentale, perché da questo argomento possiamo collegarci qualunque cosa. Allora smettiamola di discutere per avere delle auto green e continuiamo a usare il petrolio, non blocchiamo ChatGPT perché l'intelligenza artificiale potrebbe farci perdere i posti di lavoro. Sì ragazzi, ho capito, ma il mondo sta andando avanti, bisogna affrontarlo. Il vantaggio di tutte queste cose fatte in laboratorio sono che almeno hanno un impatto positivo sul mondo. Che poi è uno degli argomenti più importanti degli ultimi decenni, giusto? Ti chiederei cosa c'è di più importante oggi rispetto alla sostenibilità globale. Per il momento del mondo che stiamo vivendo oggi, cosa c'è di più importante? Beh, questa è una domanda che probabilmente dovresti fare magari a chi prende le decisioni più in alto, no? Quando avrò modo di incontrarli al prossimo aperitivo ne discuterò con loro. Sai cosa c'è di più importante forse? No, di più importante, no, parimenti importante, lo stile di vita delle persone. Noi abbiamo chiacchierato un po' di questa cosa fuori onda e secondo me potrebbe essere un argomento interessante. Cosa ne dici? Vuoi parlarne? Vogliamo parlare dello stile di vita delle persone nel 2023? O parliamo dello stile di vita del ristoratore del 2023, per esempio? Dai, verticalizziamo i ristoratori, sì, mi piace. Vai. Come sta cambiando? Sta cambiando. Nell'altra puntata abbiamo detto che la vita del ristoratore è una vita difficile, una vita di sacrifici, che ti dà grandi soddisfazioni perché puoi rendere felici le persone, ma per poterlo fare gli dedichi la vita. E questo gli dedica la vita non solo il ristoratore, no? Quindi il proprietario dell'attività ristorativa o il businessman della ristorazione, ma anche tutti quelli che ci vivono all'interno. Devo dire soprattutto il personale di cucina più che il personale di sala. Guarda, i 2 anni orribili del Covid ci hanno insegnato l'importanza della qualità della vita, cioè sono stati positivi almeno sotto quel punto di vista, cioè hanno spiegato alle persone quanto è importante un corretto bilanciamento tra la vita lavorativa, la vita personale, quanto sono importanti le interazioni sociali e di questa cosa ne ha pagato profondamente lo scotto il mercato della ristorazione. Ormai da anni sentiamo difficoltà enormi nel reperire personale. Adesso poi sta partendo tutta la campagna di assunzioni per gli stagionali, anche quest'anno sarà un delirio perché non si troveranno. Ma perché? Perché le persone hanno iniziato a dire, soprattutto i ragazzi, i giovani, hanno iniziato a dire no alle 10, 12, 13 ore al giorno che devono passare in cucina per fare la vita dei cuochi. Perché alla fine forse non ne vale completamente la pena non avere più una vita per il tuo lavoro, salvo che tu non abbia una grandissima passione e tu dica quella è la mia vita. Ma nella maggior parte dei casi, fatte 100 le persone che lavorano all'interno, 80-90 lo considerano un lavoro, ma è un lavoro che gli piace, no? Ma è un lavoro, cioè non è la vocazione. E a questo punto questa cosa deve cambiare e sta cambiando. È una cosa molto positiva, io l'ho vista tantissimo nel 23, molto più che nel 22, era iniziato un rumore nel 22, nel 23 sta diventando un movimento strutturale in cui i professionisti della ristorazione, cioè gli owner dell'attività, hanno iniziato a dire devo cambiare il modo in cui faccio lavorare il mio staff, devo cercare di ridurre molto le ore di lavoro. Oggi in Italia mediamente una persona che lavora in cucina lavora tra le 58 e le 60 ore per settimana. Mi stai parlando quasi di un 30% in più rispetto a quello che dovrebbe fare o quello che fanno i loro amici che non fanno i ristoratori nella vita, no? Bene, ecco, l'obiettivo adesso è quello di cercare di portare anche le ore di lavoro del personale di cucina ad un range simile a quello che hanno tutti gli altri, in modo che queste persone possano continuare a
far vivere i ristoranti, ma allo stesso tempo farsi una famiglia, vedere gli amici e fare cose. Io da ristoratore ti faccio però una domanda un po' impertinente. Come si fa a far conciliare le esigenze, insomma, di un giovane che vuole vivere la propria vita anche al di fuori del rimanere chiuso nella cucina del ristorante in cui lavora e la esigenza del ristorante di poter operare magari a determinati orari? Ho sempre fatto questa domanda, no? Ma se tu non vuoi lavorare il sabato sera perché giustamente vuoi goderti la tua vita, ma fai, insomma, operi in questo settore perché sei cuoco, cameriere, eccetera, quando poi tu decidi di non fare questo lavoro e andare da qualche altra parte come consumatore, quelli che ci stanno lavorando dentro sono più fessi di te o semplicemente hanno una vocazione più forte rispetto a quel mestiere? Allora, pensare di lavorare nella ristorazione e non fare il sabato sera è impossibile. Okay, ma anche nell'idea di ridurre, di mitigare, scusa, il rapporto tra le ore lavorate e le ore vissute, il sabato sera fa parte della vita di chi sceglie di fare il ristoratore. Però potremmo fare lo stesso esempio, allora diciamo quei poveri cristi panettieri che devono svegliarsi di notte, allora loro non possono vivere, però quelli che fanno logistica, cavolo, l'autista di tir che è in giro tutto il giorno e dorme fuori, ma le hostess, cioè ogni lavoro che tu vai a fare, salvo che tu non lavori nell'ufficio sotto casa, diciamo, ti obbliga a delle privazioni. Quindi prima è importante fare un mestiere che alla fine della tua giornata ti abbia regalato un po' di appagamento, perché oltre allo stipendio del fine mese tu devi dire sono soddisfatto di quello che ho fatto. Quindi un po' di passione è fondamentale in questa cosa. Quindi tu sì, se scegli di lavorare nella ristorazione dovrai lavorare il sabato sera, però magari evitiamo di farti svegliare alle 8 del mattino il giorno dopo per preparare la linea di servizio. Magari proviamo a studiare degli orari dove si lavora su part-time verticali, quindi dividi i team in modo da ridurre le volte in cui fai gli spezzati durante la settimana. Così riesci, non so, andare banalmente a prendere tua figlia a scuola quando finisce, portarla a casa e stare con lei una qualche ora, addirittura una serata, perché quella giornata tu hai fatto il verticale della mattina. Ecco, quindi privazioni ci sono, si può migliorare certamente sì, è utopico? No, ci sono già migliaia di attività ristorative anche in Italia che lo fanno, quindi si può fare, è solo volontà di approcciarsi a un cambiamento e di sfruttare tutto ciò che il sistema ti concede oggi per poterlo fare, iniziare a utilizzare magari ingrediente con un più elevato livello di lavorazione, evolvere la strumentazione che si ha in cucina perché possa lavorare anche quando tu non sei presente o ti riduca i tempi di lavorazione, quindi ci sono i modi per farlo. E Andrea, ti faccio una domanda che in realtà sta un po' a monte rispetto a questo discorso sull'organizzazione, insomma, degli orari, dei giorni di lavoro per il giovane che opera nel settore della ristorazione. Io che sono ristoratore, in realtà un altro problema che trovo è proprio una disillusione rispetto a questo mondo. Se 10 anni fa tutti volevano lavorare nel settore perché vedevano Masterchef o si appassionavano alla cucina perché c'era il blogger di turno che li ha portati verso questa cosa, come mai adesso questo non avviene più? Secondo te c'è anche un problema mediatico rispetto a come viene rappresentato al pubblico questo settore? Non avviene, in realtà avviene in maniera diversa. Allora, la ristorazione negli ultimi anni, allora intanto stiamo facendo un discorso legato all'Italia, certo, che è molto diverso rispetto a quello che accade nel mondo. In Italia negli ultimi 10 anni si è iniziato a fare ristorazione principalmente per business, e già qua ti rispondo alla domanda. Quindi non è più il ristoratore che apre il ristorante perché ha la passione, o lo chef che ci lavora perché ha la passione, quel discorso che facevamo in fase iniziale, no? La bellezza di avere degli ospiti sereni a tavola e regalargli un momento di felicità, ma si fa per arrivare alla fine dell'anno con dei soldini in tasca. Questo lo vediamo anche con il cambiamento
diciamo, di posizionamento della ristorazione organizzata contro la ristorazione tradizionale. L'anno scorso l'Italia, la ristorazione organizzata, quindi le catene di ristorazione, hanno fatto più 18% di crescita, se oggi pesano circa l'8% del totale del valore della ristorazione in Italia, in Europa siamo al 36%. Quindi vuol dire che c'è una grossissima parte di ristorazione, c'è ancora tanto, tanto da costruire riguardo all'RO, ma la ristorazione sta crescendo sempre di più, quella fatta per fare il grano più che quella fatta per la soddisfazione personale di servire un cliente e vederlo felice. E quindi secondo me il grande cambiamento che hai visto negli ultimi anni è questo. Ma perché? Perché ormai vedi i brand da tutte le parti, quando si apre un'attività si parte già con l'idea di volerla moltiplicare n volte, e questo fa sì che diventi un lavoro più di tipo meccanico, no? Studio un prodotto, lo ingegnerizzo, lo produco, lo faccio guardando più il conto economico che il sorriso del cliente. Il sorriso non è soddisfazione personale, ma è garanzia di ritorno, e quindi torniamo di nuovo al punto, al conto economico, la retention del cliente. Quindi questo è il grande cambiamento che secondo te, secondo me, tu hai visto, lo scopo per cui si apre un ristorante. E lo scopo per cui ci vado a lavorare in un ristorante in questo momento? Questo è la risposta alla domanda principale. Vai a lavorare in un ristorante che si occupa, che opera nel mondo della ristorazione organizzata, quindi quella del conto economico, è un lavoro, e quindi lì tenderai sempre di più a cercare di ridurre il tuo effort lavorativo, il tuo impegno, la fatica che fai. Tenderai a guardare più i 50 euro di busta paga versus il luogo in cui stai operando, quindi non c'è una reale affezione alla tua cucina, ma è un lavoro come tutti gli altri, quindi come essere commesso in un negozio o il dirigente in un'azienda. Quando ti fanno un'offerta migliore ti sposti, chi se ne frega, e cerchi di capire ma quanto mi faranno lavorare, che benefit mi danno e quanto mi pagano. È un lavoro come un altro. Oggi la grande passione la trovi ancora nelle brigate o nelle cucine importanti, quindi quelle che hanno tanto staff, mediamente le trovi nei grandi ristoranti stellati o comunque nei ristoranti di pregio, e allora lì vedi ancora la dedizione, l'attenzione al dettaglio, la minuzia, e quello lo puoi fare solo se hai una grandissima passione. Quindi non è il mestiere che ti porta a casa uno stipendio a fine mese, è anche quello, ma principalmente passione. Oppure lo trovi nei ristoranti ancora a conduzione familiare, cioè i mom and pop store, no? Quindi le trattorie di una volta, dove c'è veramente la passione in quello che si fa, è la tua attività, è la tua vita, e quasi le due cose si fondono e si uniscono. Mi piacerebbe poi, magari nel prossimo episodio, introdurre l'argomento specifico di Soul K versus mom and pop. Mi interesserebbe parlare di questa cosa. Mi piacerebbe vedere come vi inserite voi in questo meccanismo, allora. Ok, parliamone. Non mi piace versus, ok? Perché non voglio un conflitto, ma anche nei mom and pop store lo scopo è sempre quello di aiutarle, quelle persone che lavorano lì, quindi fargli mantenere la tradizionalità, ma con un tocco di innovazione che magari fa sì che quella mom o quel pop possano evitare di passare completamente la vita all'interno del ristorante e dedicare qualche ora a loro stessi. Non vedo l'ora di parlarne. Intanto ti ringrazio ancora per il tuo secondo intervento e ci sentiamo ancora molto presto. Grazie mille, ciao a tutti. The Food Podcast, montaggio e rumori di Marco Cilloni, voce e fantasia di Alex De Meo, che poi sarei io.